Entriamo ora in un argomento diverso ma strettamente correlato, che è quello delle HPO, High Performing Organizations, così come le ha definite Ken Blanchard e la sua organizzazione, che le hanno a lungo studiate e ne hanno distillato le caratteristiche. Che cosa sono le HPO? Sono aziende capaci di produrre risultati sostenibili nel tempo, con una caratteristica, la massima soddisfazione di tutte le persone coinvolte. Ne abbiamo già accennato in un passaggio precedente, vuol dire tutte le persone coinvolte, fornitori, clienti, dipendenti, collaboratori interni, esterni, manager, in proprietà, tutti. Perché in questo modo si crea veramente una forza motrice straordinariamente efficace e potente, che trascina l'azienda verso i risultati, quando tutti, ma proprio tutti, sono allineati e diventano promotori e sostenitori dell'azienda. Ripeto, dai clienti ai fornitori ai dipendenti, tutti quanti. Ken Blanchard e la sua organizzazione hanno distillato le caratteristiche delle aziende altamente performanti. E la cosa interessante del motivo per cui ne parliamo in questo corso è che molte di queste caratteristiche sono assolutamente correlate e correlabili alle qualità, alle abilità del leader che abbiamo visto sia nel primo modello delle quattro abilità, quindi abilità personali, abilità relazionali, strategiche e sistemiche, sia nel modello dell'alfa leadership. Quindi anticipare, allineare e agire. Adesso andiamo a vedere quali sono le caratteristiche delle aziende altamente performanti. Prima te le elenco e poi andremo a esplorarle un po' più da vicino una dopo l'altra. La prima, condivisione delle informazioni e chiarezza delle comunicazioni. 2, visione coinvolgente. 3, apprendimento continuo. 4, attenzione costante ai risultati dal punto di vista del cliente. 5, sistemi e strutture energizzanti. 6, condivisione del potere e coinvolgimento. La prima caratteristica delle organizzazioni altamente performanti è la condivisione delle informazioni e la chiarezza delle comunicazioni, per una serie di motivi. In primo luogo, anche persone intelligenti, quando in mancanza di informazioni rilevanti, prendono decisioni stupide. In secondo luogo, le informazioni condivise sono il luogo di nascita della sinergia. Perché? Perché quando le persone condividono le informazioni è probabile che condividano anche le decisioni. E quando condividono le decisioni è probabile che agiscano volontariamente sulle decisioni che hanno contribuito a prendere. Ricorda, le persone ti seguono volontariamente se lo fanno perché lo vogliono e non perché devono. Quindi il fatto di poter esprimere il proprio contributo e di prendere decisioni consapevoli sicuramente orienta le persone nella stessa direzione. Inoltre, e questo è un altro punto importantissimo, crea fiducia. Anche perché quando tu sai meglio di me o tanto bene quanto me, che nell'esperienza di tutti i giorni, quando le persone non hanno le informazioni disponibili, iniziano le chiacchiere, le lucubrazioni e quindi le persone si inventano scenari drammatici che magari non esistono o comportamenti da parte del management e della proprietà non proprio ecologici, magari nei loro confronti, che magari non esistono. Quindi molto meglio mettere le informazioni sul tavolo. Una volta si diceva che le informazioni devono arrivare dal basso verso l'alto completamente tutte, mentre invece dall'alto verso il basso vanno filtrate. Oggi le nuove teorie relativamente alla leadership e al management dicono l'esatto opposto e ci sono alcune evidenti dimostrazioni del fatto che le nuove teorie funzionano. Più tardi parleremo di uno di questi esempi che, come ti ho già accennato, è Semco e Riccardo Semler, che dimostra proprio che le informazioni non filtrate e che una gestione democratica e partecipativa è molto più produttiva di tutto il resto.
Ma a questo proposito ti voglio portare un altro esempio. Uno dei collaboratori di Kenneth Blanchard, che è appunto la persona che ha distillato e lui e la sua organizzazione hanno distillato le caratteristiche delle HPO, uno dei suoi collaboratori stava facendo consulenza presso un ristorante, una catena molto importante di ristoranti negli Stati Uniti. E un giorno era presso uno di questi ristoranti e chiede al personale: ma secondo voi qual è il margine di profitto della proprietà? E i dipendenti escono con dei numeri che non sono nemmeno lontanamente vicini alla realtà. Quindi lui, il consulente, dà ai dipendenti le corrette informazioni. I dipendenti rimangono, come dire, stupiti e uno dei cuochi esclama: ma quindi mi vuoi dire che se brucio una bistecca che ci costa 6 dollari e che vendiamo a 20 con un margine di profitto del 5%, ne dobbiamo poi vendere 6 a margine zero per rimediare al mio errore? È proprio così, ho capito bene? E da quel momento questo cuoco inizia a prestare maggiore attenzione al proprio lavoro. Quindi l'importanza di condividere le informazioni e di fare comunicazioni chiare. Secondo punto, una visione coinvolgente. La visione coinvolgente perché? Perché mobilita le forze volontarie e di nuovo ti ricordo, non mi stancherò mai di dirlo, le persone ti seguono efficacemente quando lo fanno perché lo vogliono e non perché devono. La visione condivisa mobilita le forze volontarie. Il leader è colui che crea un mondo al quale anche gli altri vogliono appartenere, dà uno scopo significativo all'agire delle persone, quindi dà un motivo per l'azione. Inoltre orienta tutte le persone nella stessa direzione e crea rispetto e fiducia. Quindi è uno degli aspetti, di vitale importanza. Apprendimento continuo, quindi perseguire la conoscenza, che già non è così scontato. Trasferire e condividere la conoscenza è ancora meno scontato. Integrare le nuove conoscenze nelle nuove iniziative professionali e imprenditoriali lo è ancora meno. Quindi avere sempre, guardare il mondo con occhi nuovi, magari guardare il mercato con occhi nuovi, informarsi, capire cosa sta cambiando, come sta cambiando, indagare le nuove tecnologie e condividere questa conoscenza. Molto spesso, oggi sempre meno, ma è ancora così in buona parte, chi acquisisce delle competenze se le tiene strette, perché quelle competenze lo rendono unico nel mercato. Invece la condivisione crea sempre valore aggiunto, perché è come il concime che fa fiorire le piante, i fiori, il verde, e quindi fa fiorire sempre nuove conoscenze. Lo scambio di informazioni è fondamentale, ma poi quelle nuove competenze, quelle nuove conoscenze vanno implementate, vanno utilizzate, vanno rese pratiche nelle nuove iniziative imprenditoriali. Tanto è vero che Michael Brown, ex CFO e vicepresidente di Microsoft, dice: l'unico modo per competere oggi è rendere obsoleto il proprio capitale intellettuale prima che lo facciano altri. Terza caratteristica delle HPO, attenzione ai risultati dal punto di vista del cliente, perché tutto inizia e finisce con il cliente. Quindi, uno, l'esperienza del cliente è o dovrebbe essere il metro di misura per valutare qualsiasi cosa. Due, le persone a contatto con il cliente devono disporre di una grande autonomia per poter gestire in tempi rapidi le esigenze, i bisogni, le domande, le questioni del cliente. 3. Tutti, ma proprio tutti, sono responsabili di fronte al cliente, nei confronti del cliente. 4. Le decisioni devono essere prese ascoltando la pelle dell'organizzazione. E a questo proposito voglio farti un altro esempio.
Una collaboratrice di Kenneth Blanchard e della sua organizzazione un giorno si reca a fare la spesa da Trader Joe Grocery e fa la sua spesa e poi compra un bel mazzo di tulipani rossi. Arriva alla cassa, paga, la cassiera arriva, quando le arriva in mano il mazzo di tulipani lo guarda e le dice: "Guardi, questo mazzo non è così fresco, lo può cambiare. Le suggerisco di cambiarlo." Quindi la cassiera accompagna questa signora, questa consulente al banco dei fiori. Erano finiti i tulipani rossi, quindi la signora sceglie i tulipani di un colore diverso e la cassiera le dice: "Comunque, questi glieli diamo in omaggio." Quindi autonomamente sceglie e decide di fare un omaggio alla cliente, che ovviamente da quel momento ha sempre e solo fatto la spesa da Trader Joe Grocery. Quindi l'autonomia di questa cassiera nei confronti del cliente ha contribuito al buon nome del negozio, al buon nome della catena. Un altro esempio dell'attenzione ai risultati dal punto di vista del cliente è Domogas, una catena di distribuzione di carburanti del Canada occidentale. Quando negli anni 70 cominciò a diventare di moda il rifornimento self-service, i proprietari di questa catena cominciarono a farsi delle domande. Perché? Perché si rendevano conto che la gente faceva rifornimento perché doveva farlo, ma non era per nulla interessante per nessuno. Quindi decise di far sì che andare a fare il rifornimento di benzina fosse un'esperienza simile al pit stop di Formula 1. Quindi tutti gli addetti indossavano una divisa rossa, tipo quella della Formula 1, della Ferrari, non lo so. Non appena arrivava la macchina, due o tre addetti si avvicinavano e controllavano i livelli dell'acqua, dell'olio, pulivano i vetri, facevano rifornimento nel minor tempo possibile. E questo proprio per dare al cliente un'esperienza che fosse diversa dalla solita esperienza dell'andare a fare benzina e fosse più rapida, più efficace e più efficiente. Dopo di loro, una catena di distribuzione della California adottò quest'idea e la implementò. Tanto è vero che non appena arrivavano i clienti, offrivano ai clienti sia il caffè che i giornali, quindi creando un'esperienza del tutto diversa, e distribuivano un volantino dove c'era scritto: "PS, vendiamo anche carburanti." Differenziandosi ancora di più in questo modo da tutte le altre compagnie, focalizzando l'attenzione su quella che sull'esperienza del cliente e dando valore all'esperienza del cliente, creando un'esperienza diversa. Il segreto per ottenere clienti entusiasti. Decidi che tipo di esperienza vuoi che il tuo cliente abbia, ascolta e cerca di comprendere quali sono le sue esigenze, i suoi reali bisogni e offri l'1% in più. Dopodiché, come rendere ancora migliore l'esperienza del cliente, chiedendo il suo feedback, ascoltando il suo feedback senza atteggiamenti difensivi, perché sono naturali, è ciò che succede a tutti noi, ma nel momento in cui siamo consapevoli che quel feedback è molto prezioso per noi, ecco che ci mettiamo nelle condizioni ideali per ascoltarli con mente aperta. E poi, se appropriato, implementando quel feedback nei servizi e nei prodotti che offriamo al cliente. Ti racconto un'altra piccola storia. Tom Cullen, che era anche lui uno dei collaboratori di Kenneth Blanchard ed è una persona che ha tenuto corsi alla scuola alberghiera della Cornell University, racconta una sera di essere stato a un ristorante di New York con una famiglia di amici. Quindi mamma, papà e due figli. Il più piccolo ordina i maccheroni al formaggio e arriva questo meraviglioso piatto di maccheroni al formaggio, il bambino li assaggia e li lascia lì, non li mangia, lamentandosi e dicendo che lui voleva i maccheroni Kraft, che sono un prodotto molto diffuso negli Stati Uniti. Il cameriere sente, si avvicina al bambino e dice: "Guarda, ti prometto che la prossima volta che torni troverai i maccheroni Kraft."
Il giorno successivo stesso il cameriere va a comprare delle confezioni di maccheroni Kraft e li porta al ristorante. La sera del giorno successivo la famiglia ritorna al ristorante e il bambino naturalmente chiede una confezione, chiede i maccheroni Kraft che vengono preparati e gli vengono portati. Il bambino al settimo cielo, ipersoddisfatto, i genitori quasi emozionati da questo gesto. Quindi prestare attenzione ai bisogni del cliente paga sempre, a volte può sembrare controintuitivo perché sicuramente il ristorante non ha certo avuto un vantaggio economico nell'andare a comprare delle confezioni di macaroni Kraft e prepararle appositamente per quel bambino, ma sicuramente ha fidelizzato i propri clienti. Un'altra caratteristica delle aziende altamente performanti sono sistemi e strutture energizzanti, che è esattamente la caratteristica, una delle abilità dei leader, che è quella di liberare le risorse, cioè poche nel modello Alpha Leadership, poche regole chiare dentro le quali, tra le quali devono esistere dei grandi spazi liberi in modo che le persone possano organizzarsi autonomamente o auto-organizzarsi così da poter rispondere rapidamente alle esigenze del cliente. Quindi, come vedi, c'è sempre una congruenza, c'è sempre un allineamento tra quelle che sono le caratteristiche delle aziende altamente performanti e quelle che sono le abilità della leadership o meglio della nuova leadership. Quindi, poche regole semplici dentro alle quali le persone possono muoversi liberamente, perché come abbiamo detto, questo convoglia nella giusta direzione le energie del personale e fa sì di agevolare il lavoro piuttosto che invece di rallentarlo. Come dicevamo anche precedentemente, il cliente che chiama con una lamentela, una domanda, una richiesta, qualunque sia il motivo, devo sentire il mio capo, che poi deve sentire il suo, che poi deve sentire il suo, non si può più sentire. Quindi il personale deve avere uno, soprattutto quelle persone che sono a contatto diretto con il cliente, devono avere una grande autonomia di poter rispondere rapidamente a quelle che sono le richieste e le esigenze del cliente. Sempre con quelle pochissime regole, perché non servono protocolli infiniti e che sono di solito inapplicabili, ma poche regole chiare che dirigono, che danno una direzione, che danno un orientamento all'azione di tutti e di ognuno. Quindi fondamentalmente questo. Tanto è vero che Kenneth Blanchard scrive: esiste ancora ed è in ottima salute la piramide tradizionale che lascia il cliente non accudito alla base della gerarchia. Questo non deve esistere, questo proprio è un qualche cosa che va evitato a tutti i costi. E anche in questo caso ti voglio raccontare una storia, che è una storia che riguarda il Ritz-Carlton, in particolare il Ritz-Carlton di Atlanta, e Horst Schultz, che è uno dei fondatori della catena alberghiere e si è ritirato qualche anno fa dalla carica di presidente e di CEO. La storia è questa. Sotto la sua direzione aveva deciso che di mettere a disposizione di tutto il personale 2.000 dollari da poter spendere a propria discrezione per risolvere i problemi del cliente. Questo ovviamente dopo un periodo di accurata formazione, tutoraggio, preparazione. Quindi un giorno cosa succede? In questo albergo di Atlanta arriva un cliente, riparte il giorno successivo per le Hawaii, dove aveva una conferenza importantissima e dimentica il computer. Ti sto parlando di qualche anno fa, quindi ovviamente i mezzi di comunicazione, di trasporto delle persone e delle cose non erano proprio gli stessi che ci sono oggi. Quindi chiama disperato perché aveva su quel computer la presentazione, tutto il materiale che gli serviva per questa conferenza che avrebbe dovuto tenere appunto alle Hawaii. Chiama e chiede del proprio computer, gli passano la responsabile del piano, una certa Mary, e questa signora dice: sì, ho io il suo computer. Allora lui le racconta: guardi, ho questa presentazione importantissima, i tempi sono strettissimi, non mi fido di niente e di nessuno, come può aiutarmi? Questa signora, che aveva a disposizione i suoi 2.000 dollari,
sceglie di prendere un aereo, andare alla Hawaii, consegnare nelle mani di questo signore il computer e uno dice: vabbè, si è fatto un giro alle Hawaii. No, non è nemmeno uscita dall'aeroporto, ha ripreso il volo successivo ed è tornata indietro. Nel mentre il presidente arriva in questo albergo di Atlanta, fa il suo giro e dice: ma dov'è Mary? Non vedo Mary. E gli racconta, gli dicono: Mary alle Hawaii. Come alle Hawaii? E allora gli raccontano la storia. Quando Mary è rientrata, è stata convocata dal presidente che le ha fatto, insieme a tutto il resto del personale, i suoi più sentiti complimenti e congratulazioni per la scelta fatta. Ovviamente quel cliente ha dichiarato: scenderò d'ora in avanti solo al Ritz-Carlton, perché questo tipo di servizio non l'ho mai avuto da nessun'altra parte. Nessuno, in nessun albergo, posso immaginare che succeda una cosa del genere, e quindi da quel momento si è fidelizzato e probabilmente avrà fidelizzato altre persone raccontando questa storia che è arrivata a fine giorni nostri, in quanto è stata in effetti pubblicata. Quindi questo per dirti quanto è importante fidarsi delle persone, fidelizzarle, condividere le informazioni, condividere il potere decisionale, dare credito. Perché? Perché le persone vogliono fare bene se diamo loro l'opportunità di fare bene. È un motivo per fare bene. Quindi si riallinea tutto, la vision, la condivisione delle informazioni, del potere decisionale, la libertà di movimento, il valorizzare le risorse umane, che sono ciò che sempre di più fa fare la differenza alle aziende, soprattutto nel mondo attuale dove i servizi e i beni sono così facilmente raggiungibili da essere altrettanto facilmente interscambiabili. E quindi non è un caso che l'ultima caratteristica delle aziende altamente performanti sia proprio questa: condivisione del potere e coinvolgimento. Perché una volta che abbiamo creato delle strutture agili, delle strutture energizzanti, delle strutture entro le quali le persone hanno la possibilità di muoversi liberamente, bisogna poi dar loro davvero il potere di poterlo fare. E in effetti l'ultima caratteristica delle aziende altamente performanti è proprio la condivisione del potere e il coinvolgimento. Abbiamo liberato le risorse, abbiamo creato delle strutture agili, abbiamo dato la possibilità alle persone di potersi muovere liberamente in questi spazi aperti tra poche regole chiare. Come possiamo fare affinché li utilizzino, affinché diventino promotori dell'azione da fare verso il cliente? Beh, quello che abbiamo detto finora, coinvolgendoli, condividendo le informazioni, comunicando in modo chiaro, co dando loro il potere, l'autonomia, in parte l'autonomia, la giusta autonomia e il potere decisionale. Perché in questo modo le persone vengono valorizzate, come dicevamo, le persone vogliono far bene e quando viene loro data l'opportunità di farlo, lo fanno. E a questo proposito ti voglio raccontare un'ultima storia. E la storia riguarda sempre Trader Joe. Allora, Trader Joe a un certo punto decide di trasferire ai punti vendita, quindi locali, alcuni importanti poteri decisionali, quindi trasferisce delle importanti e significative autonomie ai punti vendita. I risultati: nel giro di 8 anni, crescita annuale delle vendite dal 15 al 16%, volume complessivo delle vendite aumentato del 500%, aumento del numero dei punti vendita del 100% in 8 anni. Quindi questo a dimostrazione di quanto può valere la pena trasferire l'autonomia a chi è a contatto col mercato, a chi sa che cosa sta succedendo in quel momento particolare, in quel luogo particolare, a chi è a contatto con la clientela, a chi è chiamato a rispondere di direttamente alla clientela, perché sono le persone che hanno le informazioni rilevanti per poterlo fare in modo efficace. Quindi questa è l'ennesima riprova.